adoperandosi alla fonte classica. È un Petrarca. Crede infatti che il mondo antico abbia una lezione ancora attuale. Fanfatti. Non credete a quelli che vi dicono che il Rinascimento italiano chissà che è, perché il Rinascimento ha a che fare con un'idea. In Italia, voi si sposa anche con l'umanesimo. Se chiedete a un professore, se volete vedere se il professore è preparato o no, chiedete di studiare, ma la differenza tra umanesimo e Rinascimento qual è? Di solito il professore se ne esce dicendo uno viene prima dell'altro. Bravo, no. Leopardi dice, ed è convinto in questi primi anni, che la lezione antica gli può servire per scrivere qualcosa a proposito della modernità. Infatti uno dei libri che lui divora, che addirittura sa quasi a memoria, è un piccolo trattato che si chiama Sul Sublime. Non si sa l'autore chi è, comunemente lo chiamiamo Pseudo Longino, il quale gli insegna la tecnica di utilizzare la lingua, e che ci servirà tra poco per vedere a proposito dell'infinito. Che significa gli insegna la lingua? Gli insegna una cosa strana, gli insegna come quella cosa che vi ho detto di Machiavelli, e per questo l'ho messo insieme. Perché in Leopardi tu trovi che lui usa alcune parole che sembrano in italiano, che sono italiano, ma nel senso latino del termine. Per cui tu trovi che la lingua di Leopardi è una lingua mista, una lingua che non esiste, una lingua fantastica e fantasiosa, una lingua che serve a Leopardi per dire che la realtà così com'è, vedere la natura così com'è, porta a una conclusione, che l'uomo è un essere infimo all'interno della natura e ha una rivoluzione particolare, che è questa. Poiché la natura è fatta di generazioni e corruzioni, poiché la natura fa dell'uomo quest'essere finito, l'uomo ha questo compito di trovare nella filia, nell'amicizia, una speranza disperata, dice. Cioè sperare non più nel Dio della natura, come nella lezione di Spinoza, questo filosofo che fa Dio uguale natura, no? Il mondo è il corpo di Dio, per intenderci. Leopardi dice questo è impossibile nell'uomo finito che deve sperare ed è il terrorizzato per eccellenza. È una lezione che leggeremo solo nel Novecento in Heidegger, e il cui, uno dei cui maestri, che però perché è nato in Italia e parla italiano fino a ieri, perché oggi è morto, Severino, verrà dimenticato dalla storia, mentre Heidegger, considerato uno dei più grandi filosofi del Novecento. Tutto questo va detto Leopardi prima, interrogandosi sul fatto che questa natura che distrugge e rigenera fa sì che l'essere è una specie di sporgenza in questo mare che galleggia, si affonda, galleggia e si affonda. Per cui l'uomo non può far altro che trovare nell'amicizia dell'altro uomo, e qui mi ricollego a quanto detto, questo sperare ardentemente e dover in qualche modo contrastare il terrore della morte. È una lezione di cui non si sente proprio parlare mai, mio padre, contenuta dello Zibaldone, e che fa parte del primo rapporto con la natura. Secondo rapporto che lui ha in uno dei temi che sovente trovate spiegati a scuola, trovate questa idea che Leopardi è il poeta dell'indefinito. Lui a 20 anni scrive questo idillio di cui oggi parliamo. La parola è idillio, è una parola greca, e l'idillio è un componimento che aveva come caratteristica la presenza agreste, bucolica. Leopardi fa un'altra rivoluzione, usa l'idillio per descrivere qualcosa che riguarda intimamente il suo rapporto. Leopardi diventa così il poeta lirico,
il più grande poeta lirico italiano e forse europeo. Abbiamo avuto un tasso che ha insegnato all'Europa la sua lezione di poetica. Leopardi ha insegnato un uso della lingua che adesso vediamo, stravolgendo delle caratteristiche consolidate come quella della struttura dei verbi. Qual è la lezione che lui ha e che ci dà in questo idillio di cui commemoriamo i 200 anni? Hai detto quasi, detto già tutto, c'è stata una seconda versione, una correzione. Non importa, sono fan fact. Quello importante è un altro. Abbiamo detto questo rapporto strano con la natura. Ci sono altri due parole chiave che dobbiamo vedere brevemente, poi lo leggiamo insieme, ve lo voglio spiegare. Uno è l'amore. Leopardi si innamora anche lui di sua cugina che era venuto a farle visita a Recanati, una cugina che lui non vede mai, ma che comincia a fantasticare su questa cugina e ci spiega lo spavento. Lui dice, faccio prima il riassunto e poi vi spiego perché è importante. Lui dice: poiché il desiderio di ogni amante è unirsi all'amato, però questo non può mai arrivare a una conclusione effettiva, se non effimera, per cui si ritorna poi nella disperazione, ed ecco perché gli amanti continuamente, Platone lo dice già, gli amanti si dicono enigmi, non contenti per il commercio della sola carne, gli amanti vanno in cerca di qualche altra cosa, di quest'unione. Platone è quello che ci consegna il mito dell'androgino, quella cosa che ancora noi facciamo, i ragazzi vanno in gioiellerie quando si fidanzano e comprano metà cuore, lo regalano uno e un altro. È il symballein, mettere insieme. E il simbolo era quella cosa che i greci facevano prendendo un disco di terracotta, quando uno partiva, lo rompevano, gli davano una metà perché un giorno, quando sarebbe ritornato, avrebbe messo insieme l'altro pezzo, ricostruendo l'unità. Platone ci costruisce una metafisica su questo, parlando dell'anima separata. Sant'Agostino fa la traduzione e tutti noi siamo in cerca dell'anima gemella, che in realtà non troveremo mai. Leopardi, realista, dice che poiché non è possibile una congiunzione del genere, meglio il bacio immaginato che il bacio dato in realtà. Perché il momento stesso della disperazione è quello che lui chiama spavento amoroso. Dante ci ha insegnato che cos'è lo spavento, parlando della meraviglia di vedere Lucifero, che è il posto più terribile. Lui ci arriva tutto sporco, sapete meglio di me, insieme a Virgilio. Aveva tanto contato su Virgilio, no? Che poi si trova invece impotente. Se non fosse stato per l'angelo mandato da Dio ad aprire le porte dell'inferno, non ci sarebbe neanche riuscito ad entrare. Arriva a vedere questo strano mulino, mi dice, è alto come un mulino, una cosa gigantesca, bruttissima, che mangia, maciulla, ma piange. E lui dice, si meraviglia. Usa la parola meraviglia per trasmettere l'idea di terrore, perché in Dante la parola meraviglia è quella antica, quella di cui parla Aristotele. La meraviglia è il primo inizio per filosofare, devi meravigliare. Sono le domande del bambino: perché è così? Perché? Perché? Perché è la meraviglia. Ma è anche all'opposto, la meraviglia come positivo e negativo, la meraviglia nel paradiso e la meraviglia nel cuore dell'inferno. È 50-50 la meraviglia. Leopardi ci spiega che cos'è lo spavento d'amore, lo spavento amoroso. E quindi questo amore diventa qualcosa di velato. E Leopardi dice: siccome la realtà è così, siccome la natura è così, l'uomo però attraverso la poesia riesce a velare la natura. E nel velare questa natura, nel mettere il velo alla natura, lui riesce a salvare la sua finitudine, riesce a salvare la sua speranza disperata.
Speranza disperata nell'altro, nell'uomo. Che sto dicendo per fare il riassunto? Che per Leopardi la poesia, e quella è l'ultima parte che voglio dire prima di leggere, lui ci insegna che la razionalità non è tutto. Lui ci insegna che l'anima umana è fatta di ragione, ma è fatta di affetto. Il suo sogno più grande è fare in modo che poesia sia filosofia, e l'infinito è una delle testimonianze più grandi. Se hai capito tutto, devo ripetere qualcosa. Vediamo un po' invece dell'idillio. Scrive questo infinito a 20 anni. Lo leggiamo, forse l'hai fatto già ascoltare, sono stati molti artisti che hanno letto, Sì. lo conoscete tutti. Io vi propongo questa lettura vedendola insieme. Tanto la sapete tutti, lo leggiamo insieme e così finiamo. Sempre caro mi fu, fermiamoci qua. Sempre caro mi fu. Ho detto che l'idillio è usato per trasmettere qualcosa di personale. La prima domanda è: mi fu è passato remoto, e adesso che tempo è questo? Sempre caro è un presente, è un mantenere il ricordo. La parola ricordare vuol dire riportare al cuore. Io ricordo perché ne serbo memoria. L'opposto di quello che dice Primo Levi. Meditate che questo è stato, dice Primo Levi. Meditare vuol dire pensare qui e riportare qui. Ricordare un'altra cosa, è quella cosa che noi facciamo quando troviamo una cartolina antica, quando ci viene improvvisamente l'odore di qualcosa, no? Io mi ricordo mia nonna quando faceva il pane, il biscotto, quell'odore lì, non lo so descrivere, ma ti ricordi. Perché il tuo cervello funziona così, è una lezione di Leopardi, non la trovate mai, ma è una lezione di Leopardi nello Zibaldone. Sempre caro mi fu, quest'ermo colle, il colle è sempre solitario, una lezione che lui trova in Petrarca. Petrarca è lo stalker di Laura. Oggi una mia studentessa mi ha detto: io non voglio studiare Petrarca. E perché? Devi fare pure il test. Perché Petrarca è uno stalker. Come uno stalker? Sì, perché lui scrive in continuazione a Laura che non lo vuole. Ho capito, ma ho detto anche qualche altra cosa. Vedi, anche dal punto. Questo per farvi capire come cambia la sensibilità. Un ragazzo di qui non direbbe mai una cosa del genere. Petrarca immagina questa ascesa in questo monte, lo chiama il Monte Ventoso, e dove lui ha questo rimembrare i suoi passi, la solitudine, e incontra questa rivelazione che fin quando non abbandoni le preoccupazioni del tuo animo, tu te le porterai sempre con te. Petrarca è un lettore appassionato di Sant'Agostino. Se avete letto le Confessioni di Sant'Agostino, ve le raccomando, è uno dei più bei diari intimi laici che potete immaginare. Quest'ermo colle, l'immagine è quella. Leopardi sale su, sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe. Che è successo? Sono due cose che lui tocca, la realtà di cui parlavamo. Niente di immaginato, la siepe è qui, il colle è qui, sono due cose, due fenomeni. Chi di voi ha studiato filosofia lo sa che Kant, il grande filosofo della modernità, di cui si celebra qualsiasi cosa come il filosofo della modernità, ha distinto i fenomeni, quello di cui si può avere esperienza, dal noumeno, quella cosa di cui tu non puoi avere esperienza. La modernità di oggi è diventata così piccola anche dal punto di vista di pensare il mondo di oggi, per cui tutti oggi noi crediamo solo a quello che possiamo toccare. Leopardi già invece ci ha detto che esiste qualche altra cosa che va oltre quello che tu puoi toccare. Il colle lo puoi vedere, lo puoi toccare, la siepe la puoi vedere, la puoi toccare. Ora, che succede? Che questa siepe che cosa fa? Che da tanta parte, quindi lui si siede di fronte a questa siepe cancella. Se avete letto l'Odissea, voi avete trovato che
L'Odissea non si apre con Ulisse, ma si apre con Telemaco che va in cerca del padre. Una straordinaria lezione del figlio che va in cerca del padre, sconosciuto, va a casa di Menelao dove incontra Elena. Elena, la causa di tutte le guerre, lei si definisce Cagna nell'Iliade, prepara a Telemaco qualcosa da bere. È un caffè strano, diremmo noi, perché Telemaco beve questo caffè, ascolta il racconto che gli fa Elena a proposito del padre e lui non sente dolore. La siepe in leopardi che cancella la vista, cancella la dimensione fisica. Lui non può vedere oltre la siepe, ha questa siepe, ha un corrispettivo esatto nella lezione di Omero in questa bibita che si chiama il nepente, che cancella le emozioni, la reazione alle emozioni. È una lezione che Leopardi prende da Omero. Questa siepe che si può toccare chiude lo sguardo, non mi permette di guardare. Quindi fisicamente mi ha cancellato qualcosa. Che da tanta parte dell'ultimo orizzonte. Che è l'ultimo orizzonte? L'orizzonte è sempre ultimo, no? Che cos'è l'orizzonte? Questa è una lezione che ci dà Aristotele. L'orizzonte non è fermo. L'orizzonte si muove insieme a te. Per cui quando leggete nel Vangelo, a proposito del prossimo, no? Devi aiutare il tuo prossimo. E non si sarà mai chiesto prossimo. Chi è sto prossimo? Ma in greco è facile, se la leggi in greco è facile capire. Il prossimo è quello a cui io mi approssimo, cioè mi avvicino, perché l'orizzonte del prossimo cambia, non è statico l'orizzonte, è un movimento. Leopardi che fa è l'ultimo orizzonte, infatti ha la lezione antica, lui parla dell'ultimo orizzonte, in una delle versioni lui dice l'ultimo celeste. Invece lui è l'ultimo orizzonte, l'ultima parte che posso vedere con lo sguardo. E il guardo esclude, mi cancella la vista. La vista è in Dante, nell'inferno, il senso principale. Sono due sensi, la vista e l'udito. La vista che è tutto a nero, non si capisce niente, non si vede niente, però stranamente lui vede le anime, chiede a Virgilio e ascolta questi latrati, queste urla, il senso dell'udito in Dante è pieno, così come l'oscurità annebbia lo sguardo fisico di Dante. Eh? È un altro tipo di sguardo che si deve accendere. Uguale Leopardi, questa siepe mi accende un altro sguardo. E qual è? Ma. Vedete che si apre con questo ma. Gli occhi miei mi si chiudono con questa siepe, ma. Sedendo e mirando, io devo stare seduto, concentrato, sono seduto, non mi muovo. L'orizzonte è quello lì, è l'ultimo. Io sono davanti alla siepe, sedendo e mirando, quindi io punto lo sguardo sulla siepe. Che cosa succede quando io punto lo sguardo su qualcosa, no? Quando state per svenire, che succede? Voi state guardando una cosa, ma lo vedete sdoppiata, eh? Lui guarda la siepe, ottunde la vista. Sedendo e mirando, interminati spazi. Questa è la versione con il singolare. Qui la versione è a plurale, interminati spazi. Una volta interminato, una volta interminati. E perché? Ne approfitto. Lei è un professore di matematica. Leopardi sta qui contraddicendo l'idea, che invece era popolarissima attraverso Kant, che lo spazio è uno. Ed è quello di Newton, spazio e tempo di Newton. Qui lui parla al plurale, interminati spazi, chissà che sta pensando. Interminati spazi, interminato spazio, senza il termine. Termine è un termine, scusate il gioco di parole, latino, il cum finis. Anche noi abbiamo termini a Massa Lubrense, il capo e il termine, l'inizio e la fine. Dove i romani mettevano il cum finis, cioè quella linea che io e te dobbiamo rispettare.
tu sei dall'altra parte, io sto da qua, ma rispettiamo il cum finis, il confine. Non è un termine, non è una barriera, è un confine. Il termine è una cosa che fa finire. Io da lì non posso vedere più niente. Interminato spazio di là da quella. E che spazio è questo che non termina? La lezione di Aristotele, ve l'ho detto, l'orizzonte cammina, quindi se io cammino avanti, l'orizzonte si sposta avanti. Davanti a questa siepe, l'ultimo orizzonte, io non posso neanche vederlo. Mi è impossibile vederlo, mi è impossibile fare esperienza di questo spazio. Riassunto, cante itnata cosus, sto parlando di un altro spazio. È la lezione che un altro napoletano ci ha insegnato, un certo Giordano Bruno. Andiamo più avanti. Di là da quella, quindi davanti a questa siepe, io so che c'è uno spazio, mi sono passato, c'è uno spazio, non lo vedo, lo devo immaginare. E sovrumani silenzi, è la lezione di Petrarca, se non fai silenzio qui dentro, questo te lo porti dentro ovunque tu vai. Le cure, la parola latina, noi ancora oggi usiamo prendersi cura, cioè avere, aiutare. Ma cura è una parola latina, Leopardi la usa in una maniera latina, preoccupazione. È una lezione che lui già trova in Petrarca. E i sovrumani silenzi. Petrarca cammina su questo monte in silenzio, von mensurando in silenzio i passi, conta i passi. Fa la stessa cosa Leopardi. Petrarca lo fa camminando e contando i passi, perché vuole dimenticare. Per distrarsi, eh? È come quando voi fate danza, tutte le donne, se io vi chiedo, chiudete gli occhi e pensate a un momento di felicità dentro di voi. Il 90% delle donne pensa al momento in cui stanno ballando. Quando chiudono gli occhi e pensano alla felicità, è il ballo. E Petrarca camminava, Leopardi sta davanti alla siepe, questi sovrumani. Sovrumani è un aggettivo che vuol dire ultraumani. È una lezione che leggiamo in Nietzsche. Leopardi sta dicendo, Nietzsche anche lui è venuto a Sorrento, Nietzsche ha litigato con Wagner in piazza Tasso. È quello che va sul Vesuvio, vede il Vesuvio, dice, questi sono cretini a rimanere qua sotto, però dice, se vuoi avere un'idea di che cos'è la potenza, devi venire qua, perché il Vesuvio è la volontà di potenza, è il simbolo della volontà di potenza. Qual è la lezione di Nietzsche? Che tutti i valori cadono, ci dà la più grande definizione di quella cosa che i ragazzi di oggi vivono ma non sanno nominare. Manca il fine. Se un ragazzo dici ma tu devi studiare perché domani puoi guadagnare tanto, nessuno ci crede più, il fine non funziona più, non c'è più il fine, c'è solo l'oggi. Manca la risposta al perché. I genitori danno i più grandi esempi di questo, che è meglio godere il presente piuttosto che aspettarsi qualcosa dal futuro. Tutti i valori diventano disvalori, cioè tutti i valori non sono una cosa che scendono dal cielo, ma sono delle coefficienti sociali, qualcosa che nascono dagli uomini. È la lezione di cui sta dicendo Leopardi, sovrumani silenzi, è una lezione. Il termine sovrumano vuol dire oltre uomo. Nietzsche scrive Übermensch. Se voi aprite un libro di filosofia trovate capitoli interi su questo concetto. Leopardi è uno che lo ha terrorizzato, lo ha detto nello Zibaldone a proposito dei terrorizzati, l'uomo come terrorizzato per eccellenza, terrorizzato dalla morte, per cui in qualche modo è lui che deve trovare nell'altro uomo questo conforto da Dio che non sente la voce di Dio. Questi silenzi sono sovrumani. Anche qui, plurale, non è il silenzio, sono i silenzi. Che sta pensando? Punti interrogativi. Sono plurali. E profondissima quiete. La quiete è quella che leggete in Fosco. La quiete è quella che leggete in tutti i classici romani, anche Cicerone. È la morte, il porto quieto. La quiete dopo la tempesta, la tranquillità. Lui queste cose, tre cose che sono indeterminate, capite? Sovrumani, la quiete, l'indeterminato, sono tre concetti che non si possono toccare. Questi tre concetti lui li trova
chiudendo, cancellando il senso fisico, la vista. Capite il contrasto tra la siepe fisica e questi tre concetti che non sono fisici, ma che escono fuori. E che fa? Io nel pensiero mi fingo. Mi fingo vuol dire mi creo. Ci sono due versioni. La prima versione che vi dicono a scuola vuol dire che io mi chiudo nel pensiero, perché vogliono leopardi, prono in se stesso, pessimista. Mi fingo, la lezione è latina e vuol dire io mi costruisco, mi formo, mi formo, mi prefiltro, mi fingo. Che significa? Io ho una qualche esperienza, che non è l'esperienza fisica di cui parla Kant, di cui parlano i matematici. Io, dentro di me, abitano queste cose di cui io avverto nel momento in cui chiudo e cancello il dato fisico, il fenomeno. Io nel pensiero mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. È la lezione del sublime di cui vi ho detto prima all'inizio, che è questo Kant lo stesso, fa un capitolo intero in una delle sue tre grandi opere, la critica del giudizio, la critica dell'estetica, dove in Kant estetica non è il make-up, è l'aesthesis, la sensazione. E lui dice, quando tu visiti, quando sei di fronte ai grandi stravolgimenti della natura, pensate a un'eruzione del Vesuvio, pensate a un terremoto, pensate a qualcosa di spaventoso, l'uomo che è finito guarda questo delirio della natura verso cui non può far niente, quello è sublime. Leopardi ci ha scritto pagine intere su questo. Il cuore non si spaura di fronte a questi sovrumani silenzi. È esattamente questo. Che fa poi? Inizia la seconda parte. E come il vento, un'altra volta un senso fisico, prima il senso fisico degli occhi, lui vede la siepe con gli occhi di fronte. Adesso è un altro senso fisico, l'udito, i due sensi fisici che abbiamo detto in base. Sente il vento, odo stormir tra queste piante, di nuovo un oggetto che lui può toccare, la realtà. Le piante, plurale, sente il vento flebile passare nelle piante. Chi è religioso sa che Mosè va in cerca di Dio, non lo trova nel fulmine, non lo trova nella tempesta, non lo trova nel sublime, passa vicino a un cespuglio, Dio è là, gli parla là, in un soffio, nello iato, questo, in una crepa minuscola, e lì si nasconde Dio. E lui sente questo vento, odo stormir tra queste piante, e io, quello infinito silenzio che aveva immaginato, a questa flebile voce. Professore, quanti infiniti ci sono? Ne parla Kant. Kant dice che c'è un infinito, quello là lungo, dei numeri che non finiscono mai. E io chiedo, sei un film, beh, sono gli anni 60, 70, no, non credo, non ricordo. L'ultimo numero, la macchina, il robot, non lo riesce a trovare, impazzisce. Ma c'è un altro infinito, quello che c'è tra uno e due. C'è un infinito che va dritto e un altro infinito che scende giù. Esatto. Che ha Che ha trattato l'infinitesimo. È questa idea che l'infinito, quindi, non è, che è una cosa di cui tu non puoi avere esperienza, ma è un concetto che tu puoi pensare. La meccanica quantistica è uno dei problemi, no? Sembra metà, sembra metà. Esatto. Zenone ci ha costruito i grandi paradossi, no? Achille la tartaruga, la ricordate? Esatto. Io odo stormire, io quello infinito silenzio a questa voce l'ho comparando. Quindi l'infinito silenzio qui e questa flebile voce che sento la metto insieme. Comparare vuol dire vedere, mettere insieme, paragonare. Lui non dice che sono uguali. Paragonare, vado a comparare, metto insieme, provo a mettere insieme. E che succede nel momento in cui li metto insieme? Come due specchi. Quando prendete uno specchio, lo mettete davanti all'altro specchio, che succede? Tutti gli specchi si aprono all'infinito. Uguale, mette insieme questi due specchi, si apre l'infinito perché lui dice mi sovviene, sovviene è il verbo che usano in quei quadri dell'apparizione della Madonna. Avete presente l'Annunciazione, no? Arriva sempre l'angelo che sta di fronte, Leonardo, uno di quelli che fa l'angelo di fronte.
Quindi ci sono dei quadri medievali, tardo medievali, in cui l'angelo appare e la Madonna scappa, ha paura, se ne va. Questa sovvie, è il sovvenire, lo usa anche Dante, è una cosa che appare all'improvviso. È l'angelo, scusate, è l'angelo che appare all'inferno e apre la porta, sovvie. Mi sovvien l'eterno. L'eterno, puoi avere esperienza dell'eterno. Che è l'eterno? Questo sempre caro dell'inizio, quello è l'eterno. Che è l'eterno? Ma se è vero che Leopardi è il pessimista per eccellenza, quello che vede tutto è nulla, crea questo eterno. Però lui mi sovviene l'eterno, il concetto di eterno. E la morte stagione, il passato, il panino di cui vi ho detto prima, la giornata di ogni santo, di ogni santo di prima, i morti di prima, le morti stagioni, plurale. E la presente, e questa stagione. E io so che questa stagione è destinata ad andare nel nulla. Noi veniamo dal nulla, andiamo al nulla, ma in qualche modo questa stagione è come una increspatura, come un'onda che si alza. Ma non è la lezione pure della fisica quantistica, quella che l'elettrone ora poi scompare, non si sa. Leopardi è un... No, non sto dicendo niente di questo. Sto dicendo un concetto di apparire come un sughero che sale sulle onde del mare e poi scende giù, sovvietta. E la presente è viva, ora è viva, la sento, è un fenomeno, lo posso toccare, ma so già dove andrà a finire. E il suono di lei, guardate come è forte questo, perché ha parlato del passato, ha parlato del presente, e il suono di lei, che suono fa? Se leggete Marinetti, Marinetti è il poeta dei futuristi, no? Che piaceva così tanto a Mussolini, che parla delle macchine, c'è una poesia che si chiama Zung Tub Tub, right? Lui all'interno della poesia sta descrivendo l'esperienza di andare in guerra, trascrive quella cosa che i bambini ancora oggi fanno quando leggono i fumetti, gulp, diatto, gulp, i suoni onomatopeici. E lui descrive all'interno della poesia, mette ta, 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 il suono della mitragliatrice, eccetera, eccetera. Il suono delle cose, eh? Lui trascrive il suono, quindi immaginate che stiamo parlando dell'infinito e poi io metto toc 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 per descrivere questo suono. Questa stagione ha un suono, suona dentro, qui è vivo, suona, è destinata a morire questa stagione, ma suona. E io ho messo insieme il passato, il presente e un'immagine e mi sovviene l'eterno. L'eterno ce l'ho. Lo avverto come, non lo posso dimostrare, non posso spiegarlo, ma lo avverto con la voce flebile del vento. Così, tra questa infinità, vedete in questa parte che è cancellata, immensità. Immensità e infinità. Tra questa infinità, che differenza ci sta? Immensità è quella cosa di cui ci parla Mina, positiva, no? L'immenso. Infinità è una cosa che tu non sai descrivere. Infatti, se vai a dire alla persona che tu ami, io ti amo infinitamente, che non ci crede, e dice, ma quanto? No? Tant'è vero che Troisi dice che l'unico modo per dimostrarlo è che ci deve stare un'altra persona che cammina, vede questi due e si accorge che loro sono innamorati. Perché gli innamorati tra di loro non se ne accorgono. Soprattutto quando tu dici, ah, ti amo infinitamente. Che significa infinitamente? E infatti lui qui dice infinità e lo usa come nome. Non è l'aggettivo infiniti, è l'infinità. Io posso sentire questa infinità. È quella di cui io parlavo prima, questa disperata speranza, o speranza disperata. Noi non possiamo non sperare. L'uomo non può non sperare. Sì, ma Dio non c'è. L'uomo non può non sperare. Sì, ma Dio c'è. Sì, ma l'uomo non può non sperare. Questa è la lezione di Leopardi, perché è realista. L'infinità s'annega il pensiero mio, e l'ho fatto apposta parlando di voi per trasmettervi l'idea. Annegare è un'idea del male, no? S'annega il pensiero mio. È la lezione di Kant. Il tuo pensiero non può spiegare che cos'è l'infinità. Ne hai un'esperienza, come un'esperienza mistica. È qualcosa che tu hai, ma non puoi spiegare. E l'uomo nella sua finitudine vive, immagina, ha l'idea dell'infinito, ma non lo sa spiegare. Non lo può vivere.
Eppure ha questa idea, com'è possibile? Quale mistero è? Leopardi lo scrive in questo frammento dello Zubardone. L'infinito è esattamente questo, mettere insieme, ho voluto scrivere in questo, un contrasto tra ciò che è finito, ciò che posso toccare, e tutto quello che è il panorama dell'indefinito. E infatti come finisce? E naufragarmi dolce in questo mare, interpretatelo come volete voi. Quello che voglio suggerirvi io è che si passa dall'infinito all'indefinito del mare, tra l'infinito del titolo e delle sensazioni, all'indefinito di questo mare, entro nei cui abissi il mio pensiero si annega perché non lo può spiegare, eppure m'è dolce. Perché l'uomo è questo contrasto, l'uomo è a metà. È una lezione che sa già benissimo anche Platone, quando dice che la tua anima è qui incarcerata, ma viene da un altro posto. Ed ecco, voglio chiudere con questa immagine. L'ho detto prima a proposito dell'Annunciazione, ho citato Leonardo, no? Ma quello che vi invito a vedere è invece. Ah, ci sta internet, no? Sì. Mi date 2 secondi, io sono sul tempo di Dio e l'oro. Perché voglio usare questo quadro per finire Leopardi? Il fondo è nero, non c'è niente, c'è in prima persona una donna con un velo che potrebbe essere così moderno oggi. Non ci sta San Giuseppe, non ci stanno angeli, non ci sta assolutamente niente, c'è anzi qualcuno che ti guarda. L'angelo siamo noi che stiamo guardando lei. E lei che sta facendo questo gesto per coprirsi, per coprire, per proteggersi e nello stesso tempo dire a noi di aspettare questo gesto lieve con la mano. È il sì di questa donna completamente priva delle caratteristiche di super donna, senza peccato, di cui ci parla Dante. Per cui anche Beatrice diventa la donna angelo capace di trasformare tutte le altre donne, cioè queste donne hanno qualcosa in più. L'annunciata qui è qualcuno che viene annunciata, è qualcuno che ha nella sua completa umanità la possibilità di aver detto sì, ma che è così fragile perché questa donna non ha nulla, avrebbe potuto dire no. E allora questo uomo, questa umanità di Maria, che è la stessa umanità per cui una donna comune è madre di Dio, o una che dice no, sono ferma nella mia umanità, nella mia finitudine. Leopardi ha detto esattamente la stessa cosa. Tu uomo sei finito, destinato a morire, destinato al nulla, sei parte che si può toccare, ma dentro di te puoi immaginare. C'è un contrasto, puoi velare la natura, puoi sopravvivere al nulla a cui sei destinato, puoi avere idea dell'infinito, dell'indefinito, che è un contrasto col finito. C'è qualcosa dentro di te che abita il tuo essere finito. Esattamente questo. Grazie.